Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Intanto, mamma mia, ogni giorno sono sempre peggio qua. Buongiorno, sono storto, eh? Sono storto, porca puttana, vado storto. E lo sapete, ogni volta, qui una lotta contro l'equilibrio perfetto. Intanto io prendo un caffettino. La salute, come sempre, il Bat Caffè con la Bat Tazzina. Aspettando che arrivino oggi, ultima giornata della settimana, e poi avete tutto il weekend per riposarvi questi giorni. Buongiorno intanto a Crispino, ormai insomma, sempre il primo a salutare, buongiorno Francesco e Antonio, sono ormai sono diventati un trio. Ciao, ciao a tutti e tre e ciao a tutti gli altri che stanno connettendo, che non sono così veloci come Antonio, Francesco e Crispino. Che insomma, non è facile essere veloci come loro, eh? Loro penso che si riescono a digitare alla velocità della luce. Intanto finisco il mio Bat Caffè. Ah, ecco qua, eccoci qua. Buongiorno. Io intanto c'è un freddo in casa. Fuori fa caldo, ma dentro c'è un freddo. Allora, intanto aspettiamo che arrivino tutti. Rosa, buongiorno, buongiorno Giada, buongiorno, buon pomeriggio, quasi buonasera. Allora, oggi finiamo un po' il nostro percorso con l'Italia, anche se ne mancano tanti di personaggi. Buongiorno intanto a Gaetano, di quelli che si connettono. Ovviamente il nostro, buongiorno intanto Yvonne, non è un excursus completo, assolutamente, non vuole essere completo, ci tengo a dirlo, ne mancano tantissimi. Di figure importanti del teatro del Novecento. Buongiorno, intanto. Lo so, Antonio, lo so, oggi proprio Crispino ti ha battuto per un fare, ti voglio bene, non è da giudica un giocatore, insomma, non è da un calcio di rigore, non è dalla velocità di una chat. Antonio, insomma, assolutamente, non ti preoccupare. Comunque, scherzi a parte. Ciao intanto a Francesca, a tutti. Non è completa, non vuole essere completa questa serie di dirette, di video, di letture, non è assolutamente completa. E sarà parziale, non vuole essere assolutamente completa. Buongiorno intanto a Francesco. Sto cercando di andare a prendere alcuni temi importanti. E ne mancheranno altri. Già so che non faremo in tempo e non farò in tempo a parlare di tutti, anche perché sarebbe veramente impossibile. Anche in Italia stessa devo parlare di tantissime persone, di Carmelo Bene, di Ronconi. Ci sono tantissime figure teatrali in Italia, ma anche in Russia. Manca Gordon Craig, per esempio, per quanto riguarda mancheranno. Gente come Doneland, gente come. Sono tanti di maestri in questo elenco, tantissimi purtroppo. Tairov, tanti. Però non vuole essere completa, vuole solamente andare a prendere alcuni dei più importanti, ci tengo tanto a dirlo. E fra questi non volevo tralasciare uno dei più importanti, ma anche dei più sconosciuti. E qui andiamo al personaggio di cui vi leggerò oggi le parole, che è Leo De Bernardinis. Questo è il libro da cui trarremo le parti che vi leggerò, che si intitola La terza vita di Leo. Si intitola così perché questo video, insomma, riconosce. È stato fatto per una serie di incontri che sono stati fatti nel 2007 e nel 2008 al DAMS di Bologna, che avevano come soggetto appunto Leo De Bernardinis e le sue testimonianze, insomma, tutto quello che lo riguardava, proprio perché lui a Bologna è molto legato, perché la terza vita, ecco che siamo così, di Leo, che nel suo periodo, diciamo, terzo a Bologna. Ed è stabile a Bologna, anche diretto poi in Romagna uno dei festival più importanti in Italia, che è il Festival di Santa Cruz. Però ovviamente Leo De Bernardinis, che è di origini campane, e si chiama Leone De Bernardinis, poi Leo
è stato privato, ha iniziato il suo percorso, per esempio, con Carmelo Bene, ha fatto un Don Chisciotto con Carmelo Bene, poi ha unito per la parte centrale della sua vita, della sua vita artistica, con la sua compagna d'arte e di vita, che è Perla Peragallo, che anche lei è morta nel 2007, se non sbaglio. E poi i due si sono separati, e anche le loro vite si sono separate artisticamente. Lei ha continuato da solo e andando a Bologna a lavorare. E questo libro tratta il periodo bolognese, diciamo così, così sapete un pochino chi è. Tanto, Eleonora, esatto, stavo pensando di prolungare il lockdown per poter finire tutti i maestri, però mi ha detto Conte che non è possibile. Ci ha pensato anche lui un attimo, ma mi ha detto che è meglio di no. Buongiorno intanto a Bianca e buongiorno anche a Beatrice. Quindi questo libro ed è stato curato da un altro grande teorico del teatro in Italia che è Claudio Meldolesi. Leo, poi, insomma, è un personaggio molto importante. Ha avuto poi per un periodo ha aperto un teatro a Marigliano, che è una cittadina in provincia di Napoli. E poi dall'82 arriva a Bologna e questo libro raccoglie il suo periodo bolognese. Ci sono molti scritti che sono testimonianze di suoi attori, collaboratori, attori che hanno lavorato con lui, assistenti, scenografi, critici teatrali, eccetera, eccetera. C'è una parte centrale, un po' piccola, dove sono i suoi scritti, alcuni dei suoi scritti, che io leggerò. Anche lui, come molti italiani, è stato un po' parco per quanto riguarda scrittura. Diciamo che noi italiani non siamo abituati, come invece in Inghilterra, in America, a scrivere sull'attore. Siamo abituati a fare, diciamo che l'italiano preferisce fare e scrivere meno. Io, per esempio, dovendo preparare i materiali per Peter Brubbio, che è un altro di cui parleremo settimana prossima, ho dovuto limitare la scelta, perché Peter Brubbio ha pubblicato, ha stampato almeno una decina di libri. Ecco, la differenza fra questi grandi uomini teatrali, per esempio inglesi, e quelli italiani è che un Peter Brook sforna 10 libri nella sua vita, alcuni grandi maestri italiani di teatro neanche uno. Quindi questa è la differenza. Ecco perché è difficile poter leggere molti materiali. Anche ieri ho visto gli Streller, c'è poca, po a parte degli articoli, anche questi fatti sono stati tradotti, sono stati presi da degli articoli che lui ha pubblicato. Comunque, insomma, come sapete, poi Leo è morto, andò in coma se non sbaglio, nel 99 o nel 2000. Ora dovrei ricordarmelo, non mi ricordo, nel 99 o 2000. Comunque, è andato in coma perché per un errore di una necessità, per fare un'operazione chirurgica, di chirurgia estetica, un errore di un anestesista, è andato in coma, ci è rimasto molti anni, poi penso verso il 2007-2008, vediamo se lo trovo, non mi ricordo, lo trovo subito, è poi morto, ma è stato in coma per parecchi anni, esatto, nel 2008, esatto, ed è entrato in coma nel 2001, esatto, nel 2001, quindi è stato svariati anni in coma. Ho avuto la fortuna di vedere un suo spettacolo, lui in scena quando era a Roma in Accademia, al Teatro Valle, un'opera che io mi ricordo mi rimase uno dei spettacoli più belli visto nella mia vita, quelli più forti, il più grande impatto che ha avuto su di me, spettacolo fatto con le maschere di Com'era nell'arte, che poi leggeremo. Lui alla scuola quella di Strasser e di Lecoq, eccetera, ha riscoperto la tradizione del teatro della commedia e della maschera, riutilizzata in un modo però non tradizionale. E io ho amato tantissimo lo spettacolo che vidi, penso, 3 volte al Teatro Valle, perché all'epoca in Accademia si poteva entrare gratis nei teatri, che era in Accademia. E io quindi 3 volte mi andai a vederlo, ed era Lear Open, uno spettacolo di partenza sul Re Lear. Però c'era anche di mezzo la figura di Totò, perché lui poi, insomma, era molto affascinato da queste figure di Totò, di Chaplin, eccetera, eccetera. Univa, diciamo, il popolare all'alto. E uno spettacolo meraviglioso che ho visto
tre volte, insomma, meraviglioso. Esatto, Totò, Principe di Danimarca è un altro spettacolo molto importante, molto famoso suo, che c'è anche su YouTube. E io poi vi linkerò dopo la diretta un documentario che si intitola King Lear, perché lui ha fatto varie riscritture del Re Lear, fra cui una anche questa qui, Lear Opera. E un documentario molto bello, girato nel 96, dove si vede lui che lavora. Ve lo linko su YouTube. No, sta saltando l'audio. No. Io ho chiuso tutto, ragazzi. Sì, questa volta ho chiuso tutto. Tutto. Quindi ho aperto Wikipedia prima per vedere quando era entrato in coma. E ho chiuso tutto. Ragazzi, io non so che fare. Radio di merda. Questo è. Quindi, perché ho chiuso tutto. Stavolta non mi dimentico più. Ho chiuso le app, ho chiuso tutto, ragazzi. Io ho chiuso tutto. Non c'è neanche l'antivirus adesso. Cioè, in questo momento potrebbe entrarmi chiunque nel computer e rubarmi tutti i dati sensibili. Quindi ho chiuso tutto, ragazzi. Ma proprio tutto, tutto, tutto. E niente, non c'è niente di aperto. Quindi. Allora, iniziamo. La prima lettura di questo libro è a pagina 175 ed è in realtà la sua assistente che parla, perché la prima cosa che volevo leggervi è un po' il racconto di questa assistente, in cui anche cita anche Vlado Perardinis, durante le prove di uno spettacolo che è stato molto importante. Lui ne ha fatti molti di importanti e molto belli. Uno l'abbiamo nominato, che è Totò, Principe di Danimarca, un altro è il 900 e 1000, un spettacolo molto, molto bello. E questo è un altro spettacolo del 96 che si intitolava Il ritorno di Scaramouche. Poi vi leggerò anche le sue note di regia di Scaramouche che ho trovato su internet proprio oggi, prima di iniziare la live, insomma, la diretta. Lo so, mi dispiace, ragazzi. Beh, avvertitemi sempre, magari se, non, se vi salto un pezzettino che leggo, ditemi che è saltato, che lo rileggo. E questa è Licia Navarrini, che da 96 ha fatto l'assistente alla regia Leo in vari spettacoli. E qui legge delle cose, leggo delle cose. Vi parlerò delle prove del ritorno di Scaramouche, di cui Leo mi chiese di tenere un diario giornaliero, cioè lei teneva il diario giornaliero delle prove. Citerò dei brani in corsivo di questo diario, come se fossero schegge di testi divenuti intraducibili. Quindi legge delle schegge dei pezzi di questo diario di bordo che Leo gli chiese di scrivere. Così è un po' come se entrassimo un po' alle prove di Leo durante questo ritorno di Scaramouche, spettacolo del 96. Le prove erano del 94. Inizia così, primo giorno di prova. Si capisce, Rosa? Beh, contento. Cosa è successo? Solo a me non carica? Ma cosa non carica? Il video? Peter, quello non lo so. Non so da cosa dipende. Ragazzi, voi potete fare domande a me sulle cose tecniche. Peter, dove sei? Dovresti essere a casa in questo momento. Dove sei? Dove sei? Dove stai andando, Peter? Allora, lei non ha avuto un metro. Lui, se non sbaglio, non so se fece la filodrammatica. Non me lo ricordo onestamente che scuola ha fatto. Però all'inizio della sua carriera ha lavorato con Carmelo Bene. Collaborò con un suo Don Chisciotte, però non so se c'è stato un maestro, non penso che sia stato un singolo maestro. Lui penso abbia studiato, so che ha lavorato con Carmelo Bene, e con Carlo Quartucci, diciamo così. Questi sono stati gli attori conosciuti con cui ho lavorato. Però non so di particolari, quindi non so Bianca. Non penso che ce ne siano stati. Però all'inizio della sua carriera ho lavorato con Carmelo Bene e con Quartucci. Questo se può aiutarti. Poi non so altro. Non sono il suo bio, cioè non ho altre. Boh, non ho altre informazioni. Allora, primo giorno di prove, il ritorno di Scaramouche. Lo spettacolo si apre con una scena del Don Giovanni di Molière, mentre viene interpretato da Tiberio Fiorilli.
Tiberio Fiorilli fu un grande attore italiano che ha lavorato in Francia, che si considera addirittura stato il maestro di Molière, che interpretava Scaramouche, per l'appunto, Scaramouche, cioè questa maschera, no, che viene dalla commedia dell'arte. Mentre viene interpretato quindi da Tiberio Fiorilli. È una scena di Don Giovanni, si apre con questa scena di Don Giovanni. Nel momento in cui il convitato di pietra trascina Don Giovanni all'inferno, che sarà rappresentato dal sottopalco, quindi il sottopalco diventa l'inferno, trascina Tiberio Fiorilli, si è immedesimato, questo è lo spettacolo, un po' la storia, si è immedesimato tanto nel suo personaggio che realmente si ritrova all'inferno. Un inferno popolato da gente strana, che non si esprime con un linguaggio conosciuto, che utilizza solo parole universali, cioè comprensibili in ogni parte del mondo. Il popolo dell'inferno è all'apparenza un popolo di zingari, attori, bugiardi. Sarà necessario ri ricercare la ribalderia, l'attore gaglioffo, dice, questo è il primo giorno delle prove, questo è quello che dice Leo ai suoi attori, il briccone, quindi questo inferno è popolato da attori bricconi, gaglioffi, ribaldi. I due mondi, l'inferno e il mondo dei vivi sono collegati e attraverso la caduta di Tiberio Fiorilli, che tutti riconoscono solo come Don Giovanni, il popolo dell'inferno capisce che c'è una via per risalire al mondo reale. Successivamente capirà anche che attraverso la finzione laggiù agita è in grado di condizionare le azioni che avvengono nel mondo sovrastante. Divertimento e leggerezza. Questa è un po' l'idea generale che Leo aveva dello spettacolo all'inizio delle prove. In questo racconto c'è effettivamente il presentimento dell'effervescenza che sarebbe stata di Scaramouche. Eppure quel primo giorno di prove la compagnia intera è passata, da quel primo giorno, scusate, al debutto poi, la compagnia intera è passata attraverso continui momenti di crisi, smarrimenti, esaltazioni, contraddizioni. Lungo il cammino delle prove, gli elementi che Leo aveva descritto quel primo giorno sono stati evocati, sviscerati, dimenticati, contraddetti, ripresi e riabbandonati, e poi ripresi ancora una volta. Scaramouche ha subito modifiche nel testo fino all'ultimo giorno e anche durante le repliche, fino al debutto. Quindi era una riscritta, lui spesso riscriveva il testo, anche il Re Lear che lui ha fatto, le versioni del Re Lear ne ha fatte varie, erano tutte riscritture con aggiunte, interpolazioni di altri elementi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, un'altra giornata. Ma procediamo con ordine, dice. A prescindere dallo spettacolo che Leo perseguiva, promuovendo una scrittura, perché questa è un'altra cosa fondamentale di Leo, la presenza di una scrittura scenica, non quindi un testo, un copione già pronto prima delle prove. Nella prima fase di ogni allestimento veniva prevista una settimana o più dedicata all'approfondimento dell'autore, del testo bibliografico, delle messe in scena precedenti e, nel caso di Scaramouche, anche della commedia dell'arte. Erano giornate, quindi ci fu una settimana in cui si dedicarono alla commedia dell'arte con degli esperti teorici e con degli esperti pratici. Vi racconto questa cosa per me molto, molto bella. Uno, quello che poi andò a fare il vero e proprio lavoro pratico della commedia dell'arte, in quello Scaramouche, chiamato da Leo, fu Eugenio Allegri, che è stato il mio maestro di commedia dell'arte. Quindi io sono collegato indirettamente a Leo, diciamo, da Eugenio Allegri. E poi ci furono invitati anche appunto teorici come Meldolesi, che è quello che ha curato anche questo libro, e Nando Taviani, eccetera, eccetera. Erano giornate molto intense in cui professori e studiosi venivano e si confrontavano con l'intera compagnia in modo coinvolgente e spesso anche pratico. E qui racconta e vi parla di questa parte. Oggi ci ritroviamo, dopo i giorni di seminario a Rimini, che hanno visto le lezioni di Eugenio Allegri sulla commedia dell'arte e le conferenze pomeridiane di Claudio Meldolesi, Nando Taviani e Leo. E poi Leo apre l'incontro, dopo, cioè sono rivisti dopo questo momento, questi seminari, diciamo, fatti a Rimini. E qui cita proprio Leo De Bernardini. Ho trovato davvero interessante il lavoro fatto a Rimini, dice Leo, ai suoi attori. Queste informazioni ci sono utili.
anche se non riguardano direttamente il nostro spettacolo. Trovo molto più affascinante la personalità di Molière, oltre le varie cose che ha scritto, per le sue malattie, le sue manie, la sua gelosia maniacale. Ora dobbiamo fare un passo avanti verso l'attore-autore. Cioè, giustamente Leo dice, dalle informazioni che abbiamo avuto, sia pratiche, sia teoriche, storiche, aneddotiche, dobbiamo passare a momento autorale, quindi di drammaturgia, di scrittura dell'attore in scena. Per il momento, quindi, dobbiamo fare alla pratica poi della scrittura scenica, tutte queste informazioni accumulate. Per il momento, ognuno di voi può decidere di trovarsi in un luogo di probabilità delle indicazioni sul continuo del lavoro pratico. Ognuno di voi, parla agli attori, può decidere di trovarsi in un luogo diverso dell'inferno. Può inventare una situazione nuova, può provarla e poi cerchiamo di inserirla. Quindi chiedeva, molto, molto interessante questa cosa, chiedeva agli attori di cercare situazioni, luoghi diversi dall'inferno, che era quello fondamentale su cui si costruiva lo spettacolo, no? Questo sottosuolo dove si trovavano queste creature, dove era sceso appunto, era sceso Don Giovanni. Cerchiamo di inserirla. Questo è molto interessante, cioè chiedeva all'attore di portare il materiale. Dobbiamo pensare al teatro come iniziazione. Qual era una volta? Quindi questo teatro iniziazione. Il teatro deve essere una forma che influenza la società. Il nostro spettacolo sarà una metafora e chi lo fa, se non è anormale, non è artista. Ecco perché poi in questo sottosuolo si trovavano queste creature subumane, diciamo così, o non umane, anormali, ok? Questi personaggi. Noi in questo inferno siamo anormali, fuori dagli schemi convenzionali, fuori dalla norma, come sono stati sempre gli attori. Anche oggi sapete la difficoltà di prendersi 600 euro per gli attori perché sono fuori dalla norma, non hanno neanche le 30 giornate lavorative, insomma, quindi siamo fuori dalla norma, anche quello ora immagino che in questo mondo ci siano uno zingaro, un ladro, un truffatore, un assassino, un attore, uno scemo del villaggio, inteso come pazzo sacro. Quindi racconta i personaggi che si immagina che poi saranno interpretati dagli attori. Quindi un assassino, un truffatore, un attore, uno scemo del villaggio, un pazzo sacro, due spose, una bianca e una nera, morte, Lucifero, che avrà, dice Leo, la Bautta, che è una maschera veneziana, molto famosa. Per tutta questa gamma degli esclusi, poi avverrà un rovescio positivo. Quindi questo inferno è fatto dagli esclusi. Molto interessante. Quindi l'attore come abitatore del sottosuolo e quindi come anormale, come escluso. Questo spettacolo vuole essere un grande inno alla vita, la sconfitta della morte, la morte intesa come mancanza di energia, la morte sociale, intellettuale. La vittoria sulla morte dovrà essere una sorta di rito contro la staticità che ci deve nascere da dentro. Sarà una fiaba, ma in termini realistici, come tutte le rappresentazioni simboliche. L'arte, continua a parlare ai suoi attori, viene dall'inconscio, quindi si tratta di sollecitare l'intuizione, far scaturire dall'interno la creatività. Questo è molto bello, no? Cioè, siccome l'arte viene dall'inconscio, il nostro mestiere, quello del regista, ma anche quello degli attori stessi, su loro stessi e sugli altri, è quello di sollecitare l'intuizione. Non basta aspettarla, guarda, sto aspettando l'intuizione, ma si tratta di sollecitare l'intuizione, molto interessante, trovare il modo di sollecitarla, far scaturire appunto la creatività. Abbiamo un sacco di cose, sembra, dicevo, abbiamo un sacco di materiale, no? Anche perché venivano da questo seminario. Sembra la tavola di Scaramouche di cui parlava Taviani. Lui non mangiava perché aveva davanti tante cose che non sapeva sceglierne una. C'è questa scena che racconta Scaramouche, una scena con un lazzo in cui aveva tante cose da mangiare in questa tavola che non sapeva Scaramouche da che parte iniziare e alla fine non mangiò niente. Era una... Quindi insomma, dice, e qui continua questa nome che è Licia Navani. Non ho mai visto Leo affrontare le prove di uno spettacolo seguendo lo stesso schema.
Alla base del teatro e dell'espressività di Leo c'è, come necessità, una profonda conoscenza della tecnica, la dizione, l'uso della voce, il canto, il movimento, la capacità di saper prendere la luce. L'approfondimento e l'aggiornamento culturale sono considerati da lui patrimonio necessario e imprescindibile per chiunque faccia teatro. L'esperienza con Leo mi ha lasciato questa convinzione. L'imperativo di un artista è conoscere, studiare, approfondire, provare il più possibile con il massimo rigore e senza pregiudizi, per poi, una volta non più schiavo di tutto questo, sentirsi libero di poter dimenticare, azzerare i limiti culturali e tecnici ed anzi violarli, tradirli. Perché questo fece, pensate appunto, quello che fece Leo anche con la commedia dell'arte fu questa, cioè apprendere queste tecniche, questa tradizione, per poi tradirla, dimenticarla e trasformarla. E nel documentario che vi linkerò, che si chiama appunto King Leor, fa vedere anche il lavoro con la maschera e ne parla anche dell'importanza della commedia dell'arte nel suo lavoro. Ritengo che il ritorno di Scaramouche sia stato, tra tutti gli spettacoli di Leo, quello in cui più si è ricercato e trovato il superamento della tecnica a vantaggio della libertà dell'attore. Così, nel diario delle prove, le esigenze che ricorrono più spesso sono le cose che lui scrive di più in queste prove, quali sono state le esigenze più ripetute. E ne fa un piccolo elenco. Ripetizione della scena, puntualizzazione delle traiettorie, pulizia dei movimenti, concertazione, cioè lavoro di concertazione, di concerto, quindi era un lavoro molto corale, prova con un ritmo diverso, il lavoro sul ritmo. Per contro, Leo chiedeva agli attori in continuazione di azzerare il più possibile. E qui dice, lunedì 10 ottobre, un'altra giornata, e fa un esempio. Il primo lavoro della giornata verte sullo spogliarsi di tutto ciò che si è stati finora. Chiede Leo questo: spogliatevi di tutto quello che siete stati finora teatralmente. Si tratta di ricominciare da zero, quasi di un annullamento del teatro, per ritornare al muto, alla parola che sta per nascere. Questo prelinguaggio non deve ricordare né Gramlò, né l'handicap, né il teatro dell'assurdo, né la poesia futurista. Bisogna trovare un suono inarticolato che vada verso la musica, che esprima un pensiero musicalmente. E quindi ci fu tutto un lavoro questo linguaggio dell'inferno, che non era un linguaggio appunto riconoscibile, ma era un linguaggio, diciamo, essenziale, sonoro, quasi musicale. Ora andiamo avanti. Ora, questo che ho letto, intanto ci sono domande? Spero si sia bene, eh? Spero vivamente si è sentito bene. Fai troppi salti di suono, mi auguro vivamente. Adesso invece leggiamo le parole di Leo che sono nella parte centrale, poi ci sono varie testimonianze. Qui racconto un po' di una è la sede di quello che lui chiamò quando si trasferì a Bologna. Lui chiamò la sua compagnia Teatro di Leo. E qui scrive nel 92 questo che lui chiama Spazio della Memoria, era la sede, quella che diventò la sede del Teatro di Leo. E lui dice così, queste sono proprio le parole di Leo, di Leo De Bernardini, mentre prima era il diario, parte del diario di questa sua assistente durante le prove del ritorno di Scaramouche. Anzi, quasi quasi, io poi vi leggo anche le note di regia di Scaramouche. Spettacolo. Quindi Peter spero si sia ripreso. Bene. È da molto tempo, scrive Leo, che penso a un edificio teatrale dove l'arte scenica possa esprimersi interamente e autonomamente, a partire da una scuola fondata sul non metodo, fra virgolette, cioè su modelli pedagogici diversificati, per arrivare alla produzione distribuzione delle opere e alla formazione di un pubblico non occasionale, anche mediante seminari e incontri. A fondamento di questo edificio dovrebbe esserci il concetto di scuola permanente della compagnia, il concetto la scuola permanente della compagnia, in cui eventi teatrali
siano considerati tappe di verifica, il laboratorio, insomma, per l'autore-attore. Per me il teatro è l'attore, nel senso che le varie componenti dell'opera scenica, dal materiale verbale alle luci, dallo spazio scenico alla regia, non solo devono culminare nell'attore, ma devono essere considerate dei supporti che permettano la sua creatività oltre l'evento stesso. Voglio dire che il teatro avviene veramente quando un attore comunica se stesso, la sua visione del mondo, la sua poetica. Quindi l'attore come autore e non come esecutore. Questo ricorda molti, no, maestri, anche precedenti a Leo. Naturalmente la parola autore deve essere intesa in modo ampio e non alla lettera. Si può essere autori in questo senso anche se l'evento teatrale è l'Amleto di Shakespeare, quindi non autore, appunto, senso di drammaturgo. Si tratta di una mentalità, di una tecnica personalizzata. Ecco, l'attore è autore appunto quando ha una tecnica personalizzata, una mentalità, un modo, si tratta di un modo di essere radicati nel proprio corpo, e per corpo intendo l'immaginazione, l'intelligenza, le mani, la voce, la pelle, l'esperienza, tutte quelle facoltà, insomma, che fanno dell'attore poesia vivente. Teatro scritto nel corpo e non nel testo da rappresentare. Un corpo di memoria. Quindi, come diceva Grotowski, il corpo è memoria. Qui Leonardo Bernini lo chiama appunto un corpo di memoria, fatto di memoria. Quindi quest'attore autore che diventa quindi poesia vivente. Vi leggo un attimo, intanto vi leggo velocemente, se c'è tempo, le note di Scaramouche. Le leggo velocemente. Dice, l'ho trovato su internet, non sono qui sul libro, però volevo leggere velocemente. Dice Leo nel 96, fra parentesi, poi ci sono tantissimi attori che hanno lavorato con Leo, tra i più conosciuti, per esempio, Eugenio Allegri, Baliani, deve molto a Leo. Sono moltissimi che vengono, fra virgolette, dalla scuola di Leo, come attori. Questo per farvi capire un pochino. Dice così, queste sono le note di regia. Quando ho pensato al ritorno di Scaramouche, vi ho pensato come un avvicinamento al mondo di Molière. Perché pensate che questo testo, molto ironicamente, che in realtà il nome di Molière, come sapete, o non sapete, si chiama Jean-Baptiste Poquelin. Nel titolo dello spettacolo, il titolo era Il ritorno di Scaramouche di Jean-Baptiste Poquelin e Léon de Bérardin. Si è preso, quindi era molto ironico anche questo. Quindi si è dato questo nome francese che è Léon de Bérardin. Così, solo per farvi capire un po' di cosa si tratta. Quando ho pensato quindi al ritorno di Scaramouche, scrive Léo nelle sue note di regia, di presentazione dello spettacolo, gli ho pensato come un avvicinamento al mondo di Molière. Alla sua vita, alla sua ipocondria, al suo secolo, alla società in cui viveva e che con la sua opera di attore-autore, vedete, torna a questo concetto di attore-autore, smascherava fra mille contrasti. Quindi alla sua vita, alla sua ipocondria e alla società in cui viveva, che con la sua opera smascherava fra mille contrasti. D'altra parte, mi interessava molto anche la figura del grande Scaramouche, Tiberio Fiorilli, quello che poi appunto cade, no? Interpretando Don Giovanni nell'Inferno, che di Molière pare sia stato maestro. Sappiamo tutti che Molière deve molto alla Commedia d'Italien, no? Alla commedia dell'arte di cui ha preso tantissimo. In questo caso mi affascinava la figura dell'attore geniale, l'attore autore, anche qui. Come autori e attori erano tutti grandi comici in quel lungo e variegato periodo teatrale che viene comunemente definito della commedia dell'arte, della commedia all'improvviso. Un po' alla volta il palchetto classico della commedia dell'arte, innalzato al centro del palcoscenico, è diventato il luogo dell'utopia dell'arte e il palcoscenico il luogo dell'ipocondria, di Fiorilli, di Molière, della follia della storia e dell'opposizione ai tempi bui, anche quelli che attraversiamo. Alla fine mi sono accorto che in sintesi si trattava dello scontro vita-morte
sul tema della necessità dell'utopia e di una visione del mondo da conquistare giorno per giorno con una lotta continua, di cui l'arte attorica può essere insieme simbolo e strumento. Ridere in tempi sciagurati col nome magico di Scaramouche che brilla nel buio con la sua vitalità. Ridere per noi non è inconsapevolezza, ma il rovescio della medaglia del nostro impegno. Scaramouche non è un personaggio da interpretare, ma un'idea di teatro. In poche parole, ci sono momenti storici che, oltre ad angosciarci e a farci agire ancora di più, ci fanno veramente ridere. Questa è la sua regia. E penso che anche questo, come epoca storica, questo periodo sia perfetto, no? Su quello che fa Leo in presentazione di questo Ritorno di Scaramouche del 96. Adesso invece leggo un pezzo lungo perché ve lo leggo quasi completamente, perché è uno dei più importanti dei suoi scritti e si intitola Teatro e Sperimentazione, che è stato scritto nel 1995. Poi se c'è tempo vi leggo un altro pezzettino, però questo è tanto, ci tenevo molto a leggerlo perché secondo me sono parole molto belle che Leo ha scritto. Poi tanto vi manderò i post, potete vedere i suoi spettacoli, cioè questo documentario e Totò Principe di Danimarca, che è uno spettacolo molto molto bello. Teatro e sperimentazione. Tanto spero si senta tutto. Voi scrivetemi, tanto so che Leonora, quando c'è da segnalare che non si sente, sarà sempre molto molto puntuale. E quindi so che Leonora ci penserà lei a segnalarmi se non si sente. Ogni tentativo poetico è una sperimentazione. Questo è molto interessante. Lui definiva, perché noi anche oggi, quando parliamo di sperimentazione o di ricerca, abbiamo un'idea un po', no? Abbiamo questa idea di teatro di ricerca, come qualcosa di incomprensibile o strano, fatto per pochi, in cui nel pubblico sono attori. Non abbiamo questa idea di sperimentazione come teatro popolare, no? Lui dà un'altra pratica e dice: ogni tentativo poetico è una sperimentazione. Per cui se il teatro è un tentativo poetico, e lo è per Leo, come per me, è inutile aggiungere il sostantivo sperimentazione. Quindi se il teatro è un tentativo poetico, allora ogni teatro è sperimentazione. E quindi dice, non c'è bisogno di aggiungere il sostantivo sperimentazione. L'evento teatrale è un processo che si svolge in uno spazio-tempo reale, in cui tutti sono partecipi, sia attori che spettatori. Lo spettacolo è una rappresentazione in cui il pubblico è spettatore passivo e molto spesso l'attore è un esecutore altrettanto passivo dell'autore o del regista. Quindi fa una differenza fra l'evento teatrale e lo spettacolo. Dice, lo spettacolo è una rappresentazione in cui il pubblico è spettatore passivo e molto spesso l'attore è un esecutore altrettanto passivo dell'autore o del regista. Invece l'evento teatrale è un'altra cosa. In effetti, tutta la poesia, continua Leo, non soltanto quella teatrale, è sperimentazione, in quanto dovrebbe innescare un processo conoscitivo che produca idee nuove, anche a prescindere dalle intenzioni dell'autore. La differenza importante è che presumibilmente un quadro, un libro, non muovono se stessi, non possono mutare se stessi. Il quadro rimane lì, il libro è stato scritto, stampato, mentre in teatro l'attore può farlo, può mutare se stesso, può mutare l'evento. Quindi, mentre in teatro l'attore dovrebbe essere in contatto col pubblico, aprirsi a intuizioni sconosciute a se stesso. Si potrebbe quasi dire che l'arte scenica in generale è l'unica forma d'arte in cui avviene o dovrebbe avvenire una mutazione, seppur momentanea, piccola o grande, di tutti i partecipanti al processo, attore e spettatore. In questo senso si può accettare la parola sperimentale in teatro nel suo vero significato di esperienza che non riproduca l'esistente, il già noto. Quindi il teatro, se è veramente un evento teatrale, come lo indica Leo, non riproducendo mai l'esistente, il già noto, ma essendo sempre una mutazione, sempre, allora è sperimentale.
Ed è la scenica l'unica in cui il corpo dell'artista stesso diviene poesia vivente. Torna al termine poesia vivente a cui Leo si riferiva quando parla dell'attore. Il corpo non si intende solo nella sua fisicità, ma in tutte le facoltà psicosomatiche dell'individuo. Ciò non esclude che un attore possa stare in silenzio ed immobile e non obbliga il violinista a parlare. L'importante è questo diventare poesia e non prodotto. Detto, è evidente che per me non sono valide tutte le etichette di ricerca, avanguardia, teatro immagine, eccetera, eccetera. Lui non sopportava queste etichette perché diceva: il teatro, se è un evento teatrale, è sempre sperimentazione. Ecco perché tutte le varie cose, teatro di... ma che teatro fai? Teatro di ricerca, teatro d'avanguardia, sperimentazione, teatro immagine, non sono valide. In quanto soltanto classificazioni mimetiche e razionali, che niente hanno a che vedere con l'artista, sempre unico e irripetibile. Come in ogni forma d'arte, anche l'attore sperimentale non è che la sua autobiografia. Questa autobiografia è esemplare, conoscitiva di se stesso e suscita nella collettività in cui avviene l'evento un analogo tentativo di autoconoscenza, non di massa, ma individuale. La presenza del pubblico è essenziale per creare dei campi magnetici forti perché ciò avvenga. Bella questa cosa, no? Campi magnetici. Campo magnetico come funziona? C'è un polo, anzi, scusate, ho detto una stronzata in mano. Sono due poli, no? Perché che si crea un campo magnetico. Pensate al polo nord e al polo sud, per esempio, no? Quello che fa tenere la bussola nella linea, no? Tra nord e sud. Bello pensare al teatro come perché si crei questa corrente magnetica, no? Questo flusso magnetico, questo campo magnetico, ci sono due poli, no? L'attore e lo spettatore. Bello vedere, cioè per me è bella come immagine, no? Molto bella, cioè funziona molto, funziona molto. Quindi la presenza del pubblico è essenziale perché si crei per creare quei campi magnetici forti perché ciò avvenga. E non è soltanto la quantità di partecipanti a determinare questi campi magnetici, che non è il numero degli spettatori, ma anche e soprattutto la loro qualità. Questa non si deve confondere con l'intellettualismo, con la conoscenza intesa come informazione, ma è da intendersi come disponibilità. Non è che deve essere colto, deve essere intellettuale, deve sapere tutto sul testo. No, 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 la qualità del pubblico per lui è fatta da disponibilità, fiducia mentale e amore del rischio. E questo funziona da entrambi i poli, eh? Però un buon pubblico non è uno colto, uno che sa tutto su Molière o sa tutto sul regista, ma questa conoscenza, questa qualità dei partecipanti è da intendersi come disponibilità, fiducia mentale e amore del rischio. Cosa che non tutti i pubblici hanno e neanche tutti gli attori, possiamo dire la verità. Io dico sempre che non faccio teatro, ma sono e siamo teatro nel momento in cui l'evento accade. Quindi io non faccio teatro, ma sono e siamo teatro nel momento in cui l'evento accade. Anche questo è molto bello. Da un'esperienza simile, di un evento teatrale, come le intende Leo, l'uomo dovrebbe uscire trasformato e riversare nella propria vita e nella società questa trasformazione, così come la vita, la società, la cultura si sono in qualche modo riversate anche nel teatro. Teatro e vita, quindi in un gioco di specchi, che dovrebbero portare all'eliminazione di ciò che nella vita stessa è impermanente e allo stesso modo anche nel teatro. Dovrebbe essere eliminato tutto ciò che è di moda, che già esiste. Allora teatro come palcoscenico del mondo, dove ognuno dovrebbe recitare la propria parte, togliendo l'ego, il superfluo, per contribuire, anche se in minima parte, alla trasformazione del mondo stesso. Se ne dovrebbe dedurre che l'arte è un mezzo e non un fine.
e che il cosiddetto teatro politico come messaggio è un falso storico. Perché penso sia più rivoluzionario e più propulsivo per un'azione politica l'aver partecipato ad un evento in qualche modo evolutivo e poi uscendo da queste dimensioni incontrare le storture del quotidiano mistificato. Cioè, quindi teatro politico inteso come un messaggio che fa, dà un messaggio politico è una stronzata, detto proprio. Ma è più rivoluzionario e propulsivo per un'azione politica l'aver partecipato a un evento teatrale in qualche modo evolutivo che ci ha cambiato, che ci ha trasformato, e poi uscendo da queste dimensioni teatrali incontrare nuovamente le strutture del quotidiano. Questo è molto più rivoluzionario che dare un messaggio politico direttamente in scena. Andiamo avanti, questo è un pezzo molto lungo, ma io vi darò dei pezzettini, anche se sarebbe interessante tutto questo articolo. Molto bello, lo trovo fondamentale. È fatto Francesco, vedete, cioè, in realtà i grandi maestri hanno delle cose, hanno dei lati in comune. Ovviamente ognuno però ha poetiche, biografie diverse, ricerche diverse, ovviamente. Potremmo dire poesie diverse, no? Però hanno anche delle cose che si incontrano, che si toccano. E questo è anche il motivo per cui li stiamo leggendo in qualche modo, no? D'altra parte, continua saltando un pezzettino, la tecnica dell'attore sperimentale, lui lo chiama, e sperimentale inteso non in senso strano, ma nel senso che è un attore autore, chiaro? Un attore che crea l'evento teatrale, sperimentale nel senso come lo intende lui, eh? Non sperimentale nel senso di mutande che fa cose strane, eh? Nel senso di attore che lavora in un certo modo. La tecnica dell'attore sperimentale deve essere rigorosa e perfetta, dice Leo, sempre in evoluzione. Deve coinvolgere ogni parte del corpo e non va distinta dall'arte stessa né dalla mentalità con cui ad ogni appuntamento l'attore fa accadere l'evento scenico. La tecnica dovrebbe anche essere trasferita nella vita, dice Leo. Tratta di una tecnica che a partire da elementi di base va personalizzata per farla diventare unica. Io ci credo molto a questa cosa, la trovo molto certo, molto vicina a me. Ne consegue che non si adotta nessun metodo specifico, che naturalmente vedrebbe l'arte scenica solo da un'angolazione parziale. In questo senso potremmo quasi definirla un non metodo, ne ha parlato anche prima quando parlava della scuola, no? Anche se culturalmente può tenere in considerazione i diversi metodi e le diverse tecniche che si sono sviluppate nel tempo. Bisogna distinguere, una cosa molto bella per me, la tecnica dal tecnicismo. Questo è una cosa a cui tengo molto, neanch'io, che non è altro che un supporto comune e valido per tutti e che si sostituisce alla creatività, laddove la tecnica, intesa in senso corretto, il tecnicismo, dice appunto, è un supporto comune e valido per tutti che si sostituisce alla creatività. Questo è il tecnicismo. È una cosa valida per tutti che si sostituisce alla creatività. Quindi l'attore così non è creativo e usa il tecnicismo. La tecnica, invece, intesa in senso corretto, deve liberare l'attore da ogni intoppo fisico e mentale e venire abbandonata affinché la creatività spontaneamente. Lei usa il termine abbandonato, no? C'è chi usa il termine dimenticata, la tecnica va dimenticata, però la tecnica non è mai il tecnicismo, almeno non per Leo. Sono parole molto giuste, poi Leo usa parole molto molto precise. Il percorso dell'attore sperimentale, vi ricordo, sperimentale inteso in senso di autore che crea un evento teatrale, è difficilissimo. E da come partenza una vocazione. Purtroppo, in nome di un vago desiderio di esprimersi, comune a tutti gli uomini, si è scambiata la spontaneità che si raggiunge grazie a studio e rigore, quindi la spontaneità che si raggiunge
attraverso studio e rigore, con lo spontaneismo, con la cosiddetta natura, col quotidiano o con la falsa originalità. Si è invece spontanei proprio quando non si è ignoranti del sapere tecnico. Quest'altra frase ve la tatuate qua sul collo, io me la tatuerò sul collo che ne esco dalla quarantena. Cioè, si è invece spontanei proprio quando non si è ignoranti del sapere tecnico. Questa c'entra proprio qui, intorno al collo. Ultimamente, dal punto di vista storico, questi errori sono stati determinati dal naturalismo, da una pseudo avanguardia e da un malinteso concetto di democrazia, per cui è confuso il diritto di esprimersi con il dovere di sapersi esprimere. Attenzione, questa frase è fondamentale. Lo so che lo sto dicendo molto spesso, ma questo che scrive Leo per me è veramente prezioso. Allora, ve lo ripeto, si è confuso, no? Questo diritto democratico, no? Di democrazia, questo concetto di democrazia. Si è confuso il diritto di esprimersi con il dovere di sapersi esprimere. Bisogna essere democratici nella vita e aristocratici nell'arte, come diceva Arturo Toscanini. Democratici nella vita e aristocratici nell'arte. E io sono d'accordissimo con Toscanini. Il diritto all'espressione è un diritto sacro e democratico, che può essere esercitato in diversi modi nella vita, senza bisogno di salire su un palcoscenico. Se proprio si sente l'esigenza di esprimersi artisticamente e in senso specifico teatralmente, basterebbe togliersi di dosso la vanità e il personalismo per essere in consonanza con l'artista. Ci si può esprimere anche ascoltando. Quindi, se proprio si sente l'esigenza di esprimersi artisticamente e teatralmente, si può anche esprimersi in consonanza con l'artista, quindi ascoltando. Chiunque può fare teatro, ma in scena bisogna che ci vada chi ha vocazione ed abilità, perché ci si deve rapportare con la forza di una collettività intera. Quindi il diritto di esprimersi nella vita è sacrosanto, e per quello c'è Facebook, ma non ti il diritto di salire su un palcoscenico. Per Leo, e neanche per me. Perché per salire su un palcoscenico non si parla più di diritto, diciamo, a esprimersi, ma se si sale sul palcoscenico c'è il dovere di sapersi esprimere. Chiaro? Che è un'altra cosa. Per chi sale sul palcoscenico vuole fare altro, c'è il dovere di sapersi esprimere. Invece oggi, questa idea di fatto che tutti ci dobbiamo esprimere, dobbiamo tutti esprimere noi stessi, vuol dire che tutti possiamo fare teatro. No, come diceva Toscanini, democratici nella vita, ma aristocratici nell'arte. Sale sul palco, fa teatro solo chi ha vocazione e abilità. Questo è il pensiero di Leo, che è un pensiero che, insomma, che non, io non si può non essere d'accordo. Non è obbligatorio, dice, e non a tutti è dato fare questo percorso, che alle volte si può iniziare e poi interrompere per incapacità a sostenerlo. Quanti di noi l'hanno fatto? Io ho un sacco di allievi, ex allievi, che hanno fatto un percorso, hanno capito che fare l'attore non è semplicemente esprimersi, no? L'attore deve perciò avere grande consapevolezza di se stesso e grande senso di responsabilità. Questo lo diceva anche Orazio Costa. Doti che fanno di lui non un semplice esecutore, ma un attore autore. Per attore autore non intendo colui che scrive un testo per poi interpretarlo, ma un artista responsabile di ciò che è in palcoscenico. E ho quasi finito. La pagina, Gabriele, scusa, è vera, è ragionissima. Hai fatto bene a chiedere, Gabriele. Hai fatto bene. È questo meraviglioso articolo. Inizia a pagina 248 di questo libro. Avete fatto bene a chiedermelo. No, perché ogni tanto me lo scordo, Gabriele, quindi hai fatto benissimo a chiedermelo. L'artista riesce a trasformare qualsiasi materia testuale o di vita in accadimento poetico, quindi riesce a trasformare l'artista qualsiasi materia testuale o di vita
Quindi qualsiasi materia testuale o di vita, l'attore riesce a trasformarla in accadimento poetico, in virtù della sua creatività, che non è altro che la sua biografia interiore talmente profonda da diventare esemplare. Oggi purtroppo il teatro è accerchiato da pseudo-attori che ne utilizzano soltanto il tecnicismo e da sprovveduti che pensano di poter rinnovare l'arte scenica senza possedere nessuna cultura teatrale o scimmiottando i maestri del Novecento. Quindi, pensando sprovveduti che pensano di poter rinnovare l'arte scenica senza possedere nessuna cultura teatrale oppure scimmiottando i maestri del Novecento. E questo vale, dice, pseudo-attori, non soltanto per il teatro, dicevo, ma per tutte le altre, per tutte le arti, scusate. Il teatro è come la vita, non in quanto metafora o imitazione di essa, ma perché come la vita, il teatro è una tecnica di conoscenza, però in economia di spazio e di tempo. Quindi il teatro è in economia, è un tempo e spazio ridotto, no? Però è una tecnica di conoscenza. Nella vita, invece, tranne casi e tecniche eccezionali, c'è più dispersione. Invece è una sintesi di questa tecnica di conoscenza. Il teatro, come la vita, non lascia tracce tangibili se non nella memoria. Da intendersi non come inventario, un archivio, ma come elaborazione dinamica. Non può essere fissato e immobilizzato da documenti che, oltre ad ucciderlo, falsificano anche la sua intima natura. Preliminare dell'arte scenica è non considerare il personaggio come individuo ben definito e quasi anagrafico, ma come stato di coscienza, per cui l'attore, affrontando i cosiddetti personaggi, dovrebbe soltanto far risuonare una certa corda interiore, che pur essendo in qualche modo diversa in ogni uomo, è analoga in tutti. Questo è molto interessante, che Leo supera il concetto di personaggio come creatura biograficamente intera, diciamo così, no? Come individuo anagrafico, nato il e morto il, no? Come? Ma il personaggio lui lo dovrebbe considerare come stato di coscienza, per cui l'attore, affrontando il cosiddetto personaggio, dovrebbe soltanto far risuonare una certa corda interiore, che pur essendo in qualche modo diversa in ogni uomo, è analoga a tutti. La parola analogia ripete per Leo. Un processo lungo e faticoso. L'attore dovrebbe toccare tutte le corde possibili. E qui viene la tecnica, intesa in senso alto. L'attore quindi dovrebbe toccare tutte le corde possibili per completarsi, conoscersi in tutte le sue componenti, sino a diventare il mago Prospero della tempesta di Shakespeare o Dante sulla montagna del Purgatorio. Questo tentativo di realizzazione, questa tensione non potrebbero essere se non attraverso il sacrificio e il martirio, dove per sacrificio si intende sacralizzazione della vita come eliminazione del superfluo e dell'ego, e per martirio Leo intende testimonianza. Il tentativo è quello di portare a compimento tutte le proprie potenzialità per essere pronti al silenzio. Questo è la fine di questo meraviglioso articolo. Ok, ci sono delle cose molto belle, cioè, parti molto belle, e io trovo questo sacrificio e martirio, che non è da intendersi a livello letterale. Sacrificio vuol dire sacralizzazione della vita, intesa come eliminazione del superfluo e dell'ego. Sacrificio inteso come eliminazione del superfluo e dell'ego. E martirio inteso come testimonianza, non quindi farsi male, ma testimoniare. Ok? Questo vuol dire, quello lo intende il martirio. Ok, questo è tutto l'articolo, questo è proprio, si intitola Teatro e sperimentazione, che è stato scritto nel 95, 1995. Di Leo purtroppo non si trova tantissimo,
Poi in questo libro ci sono molte testimonianze dei suoi colleghi, dei suoi attori, ci sono delle foto molto, molto interessanti di lui, insomma, del suo lavoro, dei suoi spettacoli. Vari, c'è una testimonianza di Tommaso Lepera, dei fotografi, dei tecnici, di Eugenio Allegri. Insomma, è un libro molto interessante su Leo. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere, La terza vita di Leo. Io poi vi posterò appena finita questa diretta, questo documentario King Leor, dove c'è inframmezzate un'intervista che ha fatto le prove di, se non sbaglio, King Lear, una sua versione del King Lear, se non sbaglio, non mi ricordo però esattamente, però penso che stesse provando King Lear, Re Lear, però non era Re Lear, insomma, un po' riscritto, e ci sono le prove con i suoi attori, quindi può essere molto interessante, ve lo posto poi su Facebook. Intanto leggo i vostri commenti. Sì, in parte può ricordare anche Brezza Sonali, Michele, perché no? Ovviamente sì, anche io considero una bellissima descrizione quella dell'attore, di questo attore sperimentale Antonio, sono d'accordo anch'io. Bene Francesco, sono contento che ti possa servire l'articolo. Cercalo, non so se trova su online, non lo so onestamente, sul libro c'è sicuramente. Io dovrei prendermi delle percentuali. Hai ragione Gabriele, io grazie a queste dirette ho fatto vendere tantissimi libri, io dovrei avere almeno un 20% di introiti. Io sto facendo queste cose gratuitamente, ma dovrei avere dalle case editrici almeno una percentuale del 20% sui libri venduti sia da Amazon che dalle editrici. Se l'editoria teatrale non è andata fallita in questa quarantena, in parte anche per me, quindi dovrei avere un contributo. Quindi io, se qualcuno è in ascolto di una casa editrice, sappiate che poi vi mando il mio IBAN se volete, sono a disposizione. Scherzi a parte, sono contento intanto che vi sto insomma, intanto che vi faccio conoscere questi personaggi, e solamente per farvi venire voglia e a cominciare. La cosa importante è che questa cosa vi faccia voglia di rimanere ancorati a quest'arte, che vi faccia venire voglia di ricominciare, che non vi faccia nella stasi, nel galleggiamento di questa quarantena, no? Spero che invece queste cose, queste parole dei grandi maestri ci tengano vivi, con la voglia, non ci facciano diventare apatici, ci facciano cadere nell'apatia, che è molto rischiosa, in questo periodo qui. Bene, lunedì ascolteremo le parole di Brecht, di Bertolt Brecht, e poi vi dirò di volta in volta. Allora, ascolteremo le parole di Brecht, che non poteva mancare, chiaramente. Noi ci vediamo, come sempre, lunedì. Domani vi metto la playlist sempre su YouTube, come sapete sono diventato uno YouTuber, quindi se volete potete rivederli, però l'audio farà sempre cagare, quindi non pensate che l'audio sarà diverso, perché l'audio sarà sempre una merda, però comunque se volete potete rivederle, chi le ha perse, chi ha perso delle, insomma, delle dirette. E niente, voi continuate a far circolare materiale, mi raccomando, noi ci vediamo lunedì con Brecht, per ascoltare Brecht, e come sempre, viva il teatro! Ciao ragazzi!